All'Olimpico si affrontano il Torino, reduce da 4 risultati utili consecutivi e la Salernitana ultima in classifica. 8 minuti e Granata sono in vantaggio con Barusso che raccoglie un passaggio di Pià e fulmina Polito. Sull'azione successiva il pareggio dei campani con Dionisi che sfrutta un errore della difesa Granata. Ed è ancora Dionisi al 19esimo a mettere paura al Toro su azione di calcio d'angolo. La sua conclusione è oltre la traversa. Al 40esimo c'è una punizione di Cozza per Montervino che pesca Dionisi a centro area in sospetta posizione di fuorigioco. L'attaccante toscano centra al palo e Kyriazis segna la rete del 2-1. Proteste dei Granata che poi non sono fortunati con questo palo di Scaglia proprio allo scadere. Con l'immagine al secondo tempo, ancora lo scatenato Dionisi a tu per tu con Morello. Bravo il portiere Granata a respingere. Colantuono è preoccupato ed ha ragione perché 10 minuti più tardi, su lancio di Montervino, Loria scivola, lascia la strada aperta a Dionisi che fulmina Morello e la rete del 3-1. Il Toro prova a reagire e ha l'occasione per riaprire la partita al 20esimo con questo calcio di rigore concesso per l'intervento di Bastrini su Arma. Bastrini è espulso, ma dagli 11 metri Rolando Bianchi fallisce l'occasione. A 10 minuti dalla fine ancora rigore per il Torino, questa volta il fallo di Montervino, nuovamente su Rolando Bianchi. Il capocannoniere Granata questa volta non fallisce. È però troppo tardi per invertire la rotta di questa partita che si incattivisce, espulsione di Zoboli per proteste e poi di Montervino per questa brutta entrata su Genevieve. Il risultato dunque non cambia, alla fine tutta la delusione di mister Colantuono. La Salernitana in questo campionato non aveva mai vinto in trasferta, è venuta a farlo sul campo di un Torino che a questo punto vede nuovamente lontana la zona playoff. Insomma, per il presidente Cairo, reduce dalla rivoluzione di gennaio, motivi di riflessione. E da Torino è tutto, a te Mario Mattioli.